Buonasera a tutti. Ciao ragazzi. Aspettiamo 2 minuti per far collegare qualcuno. Ciao ragazzi, intanto ditemi se mi sentite bene, se il video è buono, insomma, ditemi se riscontrate delle problematiche. Ciao ragazzi. Stasera argomento veramente interessante perché parliamo di ricerca prodotto e budget. Quindi relazionare il budget alla ricerca prodotto, che è un po' una delle sono, diciamo, le problematiche principali che possono avere, diciamo, tutti quelli che iniziano a fare FBA. Allora, qui ho ricevuto un messaggio di errore da parte di Facebook che mi dice che non riesce a streamare su una pagina. Ciao Mattia, come stai? Ciao Alex, ciao Andrea, buonasera a tutti. Allora, vediamo un po' se è vero che non riesco a streamare su Facebook. In realtà io mi vedo, quindi non capisco che problematica mi sta indicando il mio buon software StreamYard, che serve ragazzi per il multi-streaming sulle varie piattaforme. Va bene ragazzi, dai, cominciamo perché non è che ho tantissimo tempo questa sera, sono molto impegnato. Come sapete, sto lavorando su svariati fronti. Quindi, soprattutto sul lato consulenza, in questo periodo le aziende mi stanno veramente bombardando con richieste. Purtroppo vanno tutti di fretta e vogliono tutti i risultati subito, il che non è assolutamente possibile. E soprattutto serve pazienza, ragazzi, per il business. Non esiste tutto subito, bisogna assolutamente pianificare, programmare, avere una vision chiara di quella che si vuole fare, del progetto che si vuole intraprendere. E parlo continuamente con ragazzi che vengono letteralmente, diciamo, non vorrei esprimere termini forti, ma vengono, ecco, diciamo, illusi, utilizziamo questo termine. Vengono illusi da persone che gli promettono di fare 10.000-15.000 euro al mese con prodotti che vengono dati un po' a cane e porci, che sono assolutamente dei prodotti che magari si vendevano qualche anno fa e poi non raggiungevano neanche questi fatturati così eclatanti. Però purtroppo, ragazzi, questo è il mercato. Io spero che voi notiate, insomma, la differenza tra chi cerca sempre di esprimere professionalità e fare le cose con serietà, da chi invece ti promette delle cose che poi non stanno né in cielo né in terra. E poi purtroppo i corsisti, diciamo, di questi gruppi se ne accorgono delle differenze, si accorgono che non è possibile realizzare quanto promesso. Soprattutto ragazzi, quando vi dicono non vi preoccupate, i prodotti ve li do io, sono prodotti da 10-15 mila euro al mese, garantito. Ragazzi, non esiste al mondo, nessuno vi può garantire niente, soprattutto se vi dà lui i prodotti, perché se lui, se diciamo, queste persone potessero veramente garantirvi un determinato fatturato, sarebbero le persone più potenti del mondo, ok? Potrebbero, non avrebbero alcun interesse a farvi fare business. Purtroppo la realtà è un'altra e la conoscete bene, molti non sono neanche, diciamo, dei seller, si vede lontano un miglio. Però, ragazzi, lasciamo perdere, concentriamoci su quello che invece veramente possiamo realizzare con il business model di Amazon FBA, che sicuramente è tanta tanta roba, come dicono i giovani attualmente, ok? Ecco, per esempio, rispondiamo subito a questa domanda perché mi sta un po', diciamo, stuzzicando la risposta. Come valuti la ricerca prodotto su Fiverr? Vincenzo, allora mettetevi in testa che non esiste una formula magica.
Quello che vi consiglio adesso, vi faccio vedere dei metodi veramente semplici per andare a trovare prodotti con due tecniche che utilizzo io. Oggi vi faccio vedere Exploding Topics, come si ricercano prodotti in trend, e vi faccio vedere un po' la tecnica del reverse engineering, ok? Allora, cominciamo. Queste sono tutte cose, ragazzi, che insegno nei corsi, nel master e quant'altro. Adesso andiamo in condivisione schermo e iniziamo. Allora, Exploding Topics. Che cos'è Exploding Topics? Exploding Topics è questo software, ok, che serve a, ad intercettare i trend. Ora voi mi direte, ma come? Tutti quanti ci dicono che non dobbiamo vendere prodotti in trend perché i trend poi si esauriscono velocemente e quant'altro. Adesso però vi spiego una cosa, un'altra tecnica che forse gli altri non conoscono, ok? È vero, i trend si possono esaurire, ma si possono pure non esaurire perché ci sono dei prodotti che magari hanno un ciclo di vita buono, no? Io buono intendo un paio d'anni, perché qui in questo business, ragazzi, è tutto molto veloce, nel business online è tutto velocissimo, scordatevi i prodotti che venderete per anni e anni e anni e potete appendere, come si suol dire, il cappello al chiodo, non è così, ok? Però c'è una nuova tecnica che sto applicando con successo, che è quella delle micronicchie, delle micronicchie dei prodotti in trend. Se voi riuscite ad anticipare un trend e dopo qualche mese questo trend si consolida e voi state vendendo all'interno di una nicchia che ha pochissimi volumi, se siete i primi ad essere entrati in questa nicchia, sarete i dominatori di quella nicchia, ok? Quindi andare a scommettere su 4-5 nicchie parallelamente a prodotti invece che già si vendono tanto su Amazon, che non sono, diciamo, che non sono per loro natura stagionali o in trend, può avere un significato, soprattutto se riusciamo a approvvigionarci in Europa, ma anche in Cina, prendendo pochi pezzi, perché poi se la nicchia è piccola, se è una micronicchia, ovviamente lo possiamo fare, ok? Perché le vendite non sono sostenute. Noi quello che andiamo a, diciamo, a scommettere sul fatto che questa nicchia crescerà nei prossimi 6 mesi e avrà dei fatturati molto molto interessanti, ok? E ci sono appunto dei software come questo, come Exploding Topics, che ci permettono di andare proprio ad analizzare i prodotti in trend. Vi faccio un esempio. Se prendiamo trend degli ultimi 3 mesi, ok? Quindi noi andiamo a prendere i trend nati negli ultimi 3 mesi e prendiamo come categoria, vedete qui potete scegliere svariate categorie, no? Potremmo per esempio prendere la categoria product, quindi prodotti che negli ultimi 3 mesi stanno, diciamo, andando su, ok? Allora, come vedete, dove trovate la scritta regular significa che il trend sta crescendo in maniera regolare, però ci sono alcuni trend, adesso vediamo se ne troviamo qualcuno, che sono in esplosione. Allora, per esempio, quando trovate rosso, peaked significa che ha raggiunto il top, quindi non conviene. Io scommetto o sui trend, diciamo, regular o su quelli exploding. Ora, in questo caso, ecco qua, eccolo qui, vedete? Quando trovate la stella exploding, significa che è un qualcosa che sta veramente esplodendo, ok? Quindi, per esempio, clicchiamo su questo, no? E andiamo a vedere di che cosa si tratta. Sleep Meditation Yoga App. Allora, in questo caso un'app, quindi non ci può ovviamente interessare, no? E quello che possiamo vedere è se tra le related topics troviamo un qualcos'altro di interessante. Per esempio c'è questo termine, DevOps, vediamo un po' che cos'è velocemente, però non credo che sia interessante. È un set di processi nello sviluppo delle tecnologie, non è niente che possiamo vendere, quindi lo andiamo a togliere. Quindi, ragazzi, la scommessa è andare a trovare dei prodotti o exploding o regular che possiamo poi vendere su Amazon perché il trend è in crescita, ok? Per esempio, photo biomodulation, questa, ragazzi, ragioniamo sempre di keyword, eh? Ok?
Allora, light therapy, quindi una terapia della luce fatta con i LED o laser low level, usata per migliorare, che serve praticamente per curare i dolori, per diciamo, migliorare diciamo, il dolore. Io penso che sia una sorta di, vedete, di health product. Bisognerebbe capire se adesso questo photobiomodulation che tipo di prodotto è. Quindi io di solito googlo questo termine, ecco qua, e vado a vedere se c'è qualcosa, ok? E per esempio io ho anche quest'altri diciamo intercettori di trend, chiamiamoli così, questa Google Chrome extension che si chiama Keyword Tracker, questa qui ragazzi, Keywords Everywhere, che mi dice più o meno l'andamento delle ricerche. Allora andiamo a vedere, io di solito mi metto su immagine e cerco di capire un po' se ci sono prodotti, però questo mi dà un po' l'idea di essere un prodotto biomedicale, quindi non è un prodotto che mi interessa. Insomma, quello che faccio io ragazzi è andare a vedere se poi io riesco a trovare dei prodotti, ok? Allora, questi exploding magari non li abbiamo trovati. Andiamo a vedere un po' se troviamo qualche prodotto invece interessante. Vabbè, l'e-bike la conosciamo, è un trend di crescita, però difficile da vendere. Pressure washer, anche qui andiamo a vedere di che cosa si tratta. È un device che serve per pressurizzare l'acqua. From a tap or faucet. Bah, questo magari è un qualcosa che è interessante, quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ecco qua, sono penso questi che spruzzano l'acqua. Ok, ecco questo qua, vedete, già si vende su Amazon, quindi bisogna capire se è un trend nuovo o un trend, diciamo, nascente. In realtà è un idrogetto, cioè non è nulla di speciale, ok? Però penso che si riferisca solo al pezzo, vedete, a questo pezzo di sopra. Allora, andiamo a vedere, per esempio, su Amazon. Abbiamo trovato questo prodotto. Allora, ora sono andato su Amazon.it, però ho cercato una keyword, vedete, pressure. In pratica, un idrogetto viene venduto a 24 euro. Allora, idrojet, secondo me la keyword interessante potrebbe essere questa. Andiamo a vedere intanto questo qui quanto vende, così per renderci conto. Questo fa 1500 euro. Ok, andiamo a vedere se l'idrojet, io più che cercare in Italia, ragazzi, i trend me li vado a cercare su amazon.com, ok? Perché è da qui che si vede se i prodotti sono maturi o meno. E quindi vado a scrivere pressure washer. Poi è logico che me lo vado a vedere pure in Italia, negli altri paesi. Allora, per esempio, questo pressure washer qui, ad esempio, c'è proprio tutto il macchinario. E questo, ragazzi, potrebbe essere interessante, fermo restando che costa un bel po' di soldi. Però andiamo a vedere i volumi, no? Adesso ovviamente noi in base al nostro budget dobbiamo trovare il prodotto che più ci aggrada, però come vedete questo prodotto insomma fa 5 milioni e mezzo di dollari negli Stati Uniti, ok? Quindi ragazzi è un prodotto interessante, vedete insomma che cifre, 280.000, 258.000. E quindi questo sono gli Stati Uniti. Andiamo a vedere in Italia. Ovviamente, se trovate un prodotto che costa di meno, è interessante, no? Allora, scriviamo pressure washer, che poi sarebbe questo, l'idropulitrice, ragazzi, secondo me. Vediamo un po' che altro c'è. Idropulitrice, idropulitrice, vedete? È l'idropulitrice. Quindi la keyword dovrebbe essere questa, idropulitrice. Ora, penso che ovviamente sia un trend in crescita a causa ovviamente delle restrizioni
che stiamo vivendo. Non voglio pronunciare quella parola, sennò poi dopo vengo penalizzato da tutti gli algoritmi, però avete capito, insomma. E come vedete, pure in Italia c'è un mercato molto interessante, perché questi fanno, ragazzi, in Italia 652.000 euro, 428.000 euro, 330.000 euro, quindi è una nicchia che in Italia vale 2 milioni e mezzo, ragazzi. Quindi questo è un prodotto top, ovviamente bisogna avere parecchi soldi per entrare in questo mercato, perché il prodotto costa un casino. Possiamo però, per esempio, su Amazon.com, utilizzando Xray, andare a vedere Find Supplier on Alibaba, per andare velocemente a capire che cosa si trova su Alibaba. Vedete? Diciamo che i prezzi non sono neanche male. Tra i 43 e i 48, quindi se diciamo il prezzo lo moltiplichiamo più o meno per 4, capite bene, insomma, lo possiamo vendere intorno ai, diciamo, ai 200 euro, ce la facciamo, tra i 160 e i 200 euro, vedete? Vedete? Quindi, ripeto, ovviamente servono un sacco di soldi per entrarci su questo prodotto, e qui ritorniamo al discorso del budget prodotto, no? Se io per approvvigionarmi devo spendere 50 euro, ok? 50 euro, 50 dollari, poi bisogna metterci spedizione, certificazione e quant'altro, quindi vi sto facendo solo un'ipotesi scuola, ma dovete essere un'azienda con le spalle solide per poter vendere questo prodotto. E come vedete, se ne vendono, cioè se voi entrate in questa nicchia, minimo 300-400 al mese li vendete, quindi significa che 3 mesi di inventario ce li dobbiamo avere tutti. Quindi 3 mesi di inventario, se ne vendo 400 al mese, significa che devo prenderne 1200 pezzi, se moltiplico 1200 per 50, significa che io devo... devo, per entrare in questa nicchia devo spendere solo di prodotto 60.000 euro, ok? Poi ci dovete mettere il trasporto, la dogana, quindi in questa nicchia il secondo ordine, questa è una nicchia, ragazzi, che se non avete almeno 120.000, 120.000 euro non c'entrate, ok? Questo per ritornare al discorso. Questo è uno dei primi esempi, ragazzi, avete domande? Tanto andiamo avanti, vi faccio vedere altri prodotti, magari adesso ne prendiamo uno, speriamo di trovarlo che costa di meno, ok? Allora, andiamo avanti, quindi questo, se io fossi un'azienda mia cliente, ovviamente glielo consiglierei come prodotto. Per voi che siete piccoli Amazon seller, ovviamente no, assolutamente, no? Sorare, Fantasy Soccer Game, che cos'è? Questa è la prima volta che lo sento, che è sviluppato su Ethereum blockchain, quindi ha a che fare con la blockchain. Le carte sono comprate, vendute e scambiate con un valore che fluttua basato sulla real life performance. Figa sta cosa, non la conoscevo, qualcuno di voi la conosceva? Però non penso che sta roba si possa vendere su Amazon, quindi la scartiamo, ragazzi. Poi, Robotic Lawn Mower, questo pure andiamo a vedere, guardate che bell'incremento, 566%, sta boomando. A small electric power device that self-drives across a lawn and cut grass, quindi c'è una sorta di taglia erba. Allora, non si vede lo schermo, scusate ragazzi, avete ragione. Ritorniamo, ecco qui ragazzi, ho cercato questa frase, Robotic Lawn Mower, ok? Si vede? Sì. Come vedete è un incremento molto molto bello, 566%. E andiamo a capire che cos'è, quindi diamo la stessa tecnica che ho usato per la idropulitrice. Ah, ok, un tagliere. Troviamo tutti, ragazzi, i prodotti che sono sicuro che abbiano un ottimo, diciamo, un ottimo mercato, ma dove posizionarsi costa un casino, no? Quindi anche qui, se andiamo su Amazon.com e andiamo a cercare, li vedete, ragazzi, sono taglierba robotici.
Ovviamente questa sarà una nicchia, ci possono entrare giusto le case produttrici, perché penso che sia un bel trend. Però ragazzi, non si sa mai, vedete, una nicchia da 2 milioni e 7, però lasciamola perdere, perché io voglio tentare con voi di individuare un prodotto che costa poco. Cycling shorts, guardate ragazzi, questo è interessante. Questi sono i pantaloncini da ciclismo. Fatti in ligra, che sono diciamo sviluppati, disegnati per dare una migliore aerodinamica e movimenti durante il ciclismo. Allora, pure questo secondo me è un fenomeno dovuto all'attuale crisi che stiamo vivendo, perché comunque in bicicletta ci si può muovere liberamente. Andiamo a vedere su .com come stanno andando le cose, ragazzi. Vediamo se è vero che è un prodotto interessante. Vediamo di che nicchia stiamo parlando. Poi andiamo a vedere in Italia. Questo è un prodotto che si paga relativamente poco, quindi sono sicuro 3 milioni e 8, ragazzi. Guardate qui, 3 milioni e 800 mila euro di nicchia negli Stati Uniti, cioè. Rendetevi conto, c'è gente che fa 462 mila dollari al mese con dei short, ok? Con dei pantaloncini da ciclismo. Questo, ragazzi, è un prodotto che secondo me può essere venduto assolutamente. Andiamo a vedere in Italia qual è il mercato. Pantaloncini ciclismo. Allora, pantaloncini ciclismo, andiamo a fare una. Ragazzi, queste cose non ve le fa vedere nessuno, ve le fa vedere solo Fabrizio Salvati, ve lo dico proprio alla romana. Gli altri se le tengono belle nascoste, inguattate, vi vendono i loro prodotti che venivano venduti 5 anni fa. Invece guardate che vi trovo io. Allora, in Italia una nicchia da 291 mila euro, quindi è un'ottima nicchia. E vengono venduti un sacco di prodotti, ragazzi. Guardate che bel volume. Qui c'è un buon mercato, ragazzi, ben soprattutto ben distribuito, vedete? Ora ci saranno sicuramente pure grandi marche, però vedete 48, 37, 29. Come vedete, molto molto ben distribuito. Delle recensioni, ragazzi, io me ne frego altamente, perché io con la mia metodologia di lancio io posso andare contro anche questi che hanno 4.000 recensioni, non me ne frega niente. Quindi, con il mio metodo di lancio, ragazzi, arrivate in prima pagina al 100% soddisfatti o rimborsate. Questa è una garanzia che vi do io, Fabrizio Salvati, mettendoci la faccia. Ok, come vedete, pantaloncini ciclismo uomo, ecco qui le keyword. Buone, scusate, la keyword principale ha quasi 12.000, ha qualche altra, diciamo, keyword correlata, però molto molto buona. Quindi ragazzi, qui vediamo un po' se riusciamo a trovare su Alibaba. Ok, adesso abbiamo trovato solo uno, perché ovviamente siamo il fan supplier su Alibaba. Ragazzi, utilizzatelo su .com, perché su .it non va molto bene. Però, come vedete, tra i 9 e i 12, ovviamente, ragazzi, dobbiamo studiarci la cosa. Questo qua solo, vi ho trovato un prodotto interessante. Ovviamente, poi bisogna andare a fare un'analisi di mercato, come la insegno io, ragazzi, perché dobbiamo avere degli altri criteri per poter vedere se un prodotto ha ottime possibilità di riuscita. E dobbiamo fare dei sales forecast, il solito business plan, il solito financial plan che insegno io. Però vediamo un po', diciamo che ci siamo pure più o meno come prezzo. Andiamo su .com per vedere di trovare altre fabbriche. Allora, vediamo. Ragazzi, se qualcuno intanto mi vuole fare domande, vedete che su .com me ne trova molto di più, ragazzi. Quindi, come vedete, si trovano, ok, i pantaloncini. Ovviamente dobbiamo andarci a trovare il prodotto più adatto, però un pantaloncino del genere lo paghiamo intorno ai 9, 9x3, 27, 9x4, 36. Insomma, se trattiamo con le fabbriche, secondo me ci stiamo dentro. Ora bisogna capire se
se è un prodotto che fa per noi, cioè di quanto magazzino abbiamo bisogno, quale sarà l'investimento che dobbiamo fare per entrare in questa nicchia, punto interrogativo. E qui entra in gioco il discorso del sales forecast che io insegno a fare nei miei corsi. Ovviamente, ragazzi, non vi posso svelare completamente tutto, no? Però vi posso dare delle indicazioni. Allora, questi qua sono il numero di pezzi che vengono venduti, ok? Quindi anche qui, se un pantaloncino lo pago $9, ma facciamo $8, che sono sicuro che lo trovo, e può essere pure che lo trovo pure in Europa, e entro in questa nicchia, e entro, ragazzi, dove c'è dei volumi importanti, ragazzi. Quindi qui, come minimo, dobbiamo fare 2000 pezzi. Poi bisogna anche controllare il discorso delle taglie. Io ovviamente andrei sulle taglie uniche. Però comunque 2000 pezzi qui ci servono tutti, no? Anche qui 2000 pezzi, minimo 2 mesi di inventario ce li dobbiamo avere, quindi 4000 pezzi li dobbiamo comprare. Quindi dovete fare 8, che è il costo d'approvvigionamento, per 4000, già ragazzi vedete che anche qui è una bella bastonata, ok? Non è semplice, perché servono degli investimenti importanti. Qui mi dà 32.000 euro, ok? Però, ripeto, se riesco a trovare una fabbrica magari europea, o magari all'inizio sto in una nicchia, cioè in un ciclo di vendita più basso, no? Per esempio, che ne so, vedete, questo ne vende solamente 200 al mese, e comunque fa 5.500, magari facciamo un prodotto un po' più, diciamo, di nicchia, ce lo dobbiamo studiare, dobbiamo studiarci la differenziazione, forse con 400 pezzi, 500, facciamo 600 pezzi perché 3 mesi, ecco, 4.800, e qui già, insomma, il budget si fa interessante, ok? E ovviamente 4.800, poi ci dobbiamo andare a studiare il prezzo, la differenziazione, vedere se la differenziazione poi giustifica il prezzo di vendita e non mi aumenta il costo di acquisto. Dobbiamo vedere il trasporto, però è molto leggero, non dovrebbe impattare più di tanto. Dobbiamo vedere ovviamente i vari dazi doganali, dobbiamo aggiungere un po' l'IVA. Però insomma, questo è un investimento che potrebbe essere alla portata, soprattutto se trovo una fabbrica europea, anche che lo pago di più, io potrei prendere molti meno pezzi, quindi diminuire drasticamente l'investimento. Ragazzi, vediamo un po', vediamo un attimo le domande. Allora, ciao Luca, come stai? È da un po' che non ci sentiamo con Luca. Allora, sì, qui mi avete detto che non si vedeva, poi a un certo punto si vedeva. Mi sa che l'interesse per FB è un po' scemato. Sì, vero, meglio così, però adesso sto riscontrando di nuovo un forte interesse. Non è che è un po' scemato, è che ora, diciamo, le persone si erano buttate su altri business online in maniera totalmente incosciente, stanno prendendo delle legnate che non finiscono mai e stanno un po' ritornando al vecchio amore della vendita dei prodotti, ragazzi. Perché le persone prendono le bastonate? Uno, perché non hanno il mindset imprenditoriale. Due, perché purtroppo, ragazzi, non conoscete alcune cose, perché credete alle favole, purtroppo, perché vi dicono che potete investire 1.500, 2.000 euro, perché credete che i prodotti tutti facciano 10, 15.000 euro. Non è assolutamente così. Per fare i soldi su Amazon dovete scalare il business, arrivare a vendere una decina di prodotti, investire un bel po' di soldi. Certo, all'inizio con i prodotti europei, ad esempio, potete pure iniziare con piccoli budget, ok? E con scarsi margini. Poi, se il test funziona, il prodotto vedete che vende, da prodotto europeo passate a prodotto cinese, ve lo fate produrre in Cina e lì aumentate i margini. Poi che succede? Cercate di ampliare le vendite. Se le vendite si ampliano, potete pure comprare, diciamo, più pezzi dal fornitore cinese, e quindi scalate il business, ok? Allora, Vincenzo, questo può essere interessante come primo prodotto, non costa moltissimo, se, sì, diciamo esattamente. Filippo, a parte la difficoltà e possibilità economica per il ricco di entrare in mercati del genere, lo so, questo è il primo che te l'ho detto, non c'è la grande problema. Allora, Filippo, le certificazioni è un problema che non esiste, ma uno che c'ha da investire 50-100 mila euro per entrare su prodotti del genere, secondo te
è un problema investire 2000 euro per la certificazione del prodotto. Cioè, ragazzi, smettetela di ragionare come dei rookies, ok? Lo sapete che cosa sono i rookies, no? Dei beginners. Ma un'azienda, secondo voi, ma per un'azienda può, o per un investitore che ha dei soldi da spendere, può essere il problema la certificazione del prodotto? Prendi un consulente e ti fa la certificazione. Quanto devi investire? 2000 euro? Investi 2000 euro. E questo è il ragionamento, ragazzi, da fare. È logico che se voi avete un budget risicato, avete 3000 euro in croce, avete difficoltà, eccetera, non potrete mai entrare in questi settori. Però magari potete entrare in quel discorso, per esempio, del pantaloncino. Ma sempre soldi vi servono, ragazzi. Non è che stiamo giocando a Monopoli, ok? Allora, per esperienza non è così semplice con la Cina, senza parlare del fascicolo tecnico e comunque la validità relativa che avrebbero. Ma non è assolutamente vero. Il fascicolo tecnico è una boiata, ragazzi. Cioè, si tratta solo di tirar fuori i soldi e fare l'investimento sul fascicolo tecnico e la certificazione. Fili, è così, ok? Allora, vabbè, Alex, super contento che ha preso il mio corso. Alex, ti ringrazio. Tu sei un entusiasta, però devi un po' frenare il tuo entusiasmo, devi, anche se è una cosa positiva, però non esagerare con l'entusiasmo, mi raccomando, perché comunque poi ci sentiamo io e te, ti devo rispondere. Allora, Fabrizio, non concordi che spesso è più complesso rimanere in prima pagina piuttosto che arrivarci, per esempio di mercati ad alto volume e concorrenza? È certo che sì, arrivare in prima pagina ci arrivi al 100%, poi è logico, Filippo, che ci devi rimanere, ma per questo ci sono anche delle tecniche per rimanerci, ok? Io sto adesso rivalutando le PPC viste come investimento però low cost, ok? Quindi se noi andiamo a finanziare il ranking delle nostre keyword tramite delle PPC che hanno un ACOS che è pari al mio margine, ok? Per me va benissimo, io rimango in prima pagina anche guadagnando zero sui prodotti che vendo. Perché? Perché me le sostiene comunque le PPC. E poi le vendite vere e organiche sono quelle che faccio al di fuori delle PPC. Quindi ci sono 3000 tecniche che tu puoi applicare. Se non vendi non ci resti in prima pagina, sì, assolutamente, pure questo è vero. Poi dove trovo le aziende europee mantenendo sempre un buon margine? Allora, ti ho spiegato che molto spesso non c'è un buon margine sui prodotti europei, però i prodotti europei ti servono per testare il mercato, dopodiché una qualsiasi fabbrica cinese che ti produce il prodotto fatto in Europa la trovi e lì cominci a guadagnare, ragazzi. All'inizio non è importante avere un margine elevato, vi stanno insegnando delle baggianate. Se voi volete penetrare il mercato, ok, letteralmente, lo potete fare anche senza margine, create il brand, dopodiché come ve lo costruite il margine? Il margine ve lo costruite successivamente, ok, con strategie che prevedono, ad esempio, il fatto che voi fabbricherete questo prodotto in Cina, e quindi lo pagherete di meno, e soprattutto, dato che siete sicuri che il prodotto funziona, perché ci state, lo state vendendo, state in prima pagina, lo vendete senza margine, ma lo vendete, ok? Aumenterete il margine facendolo produrre in Cina, e soprattutto come, dato che sapete che magari vendete 1000 pezzi di quel prodotto, ovviamente al cinese, una cosa è ordinargli 100 pezzi, una cosa è ordinargli 3000, capite che avremo un prezzo ancora più basso, no? E piano piano, oltre a scalare il business, scalate sul margine. Quando magari avete anche solo un 15%, quando comincerete a vendere in Francia, in Germania, di pezzi ne venderete 10.000, al cinese gli direte, bello mio, adesso mi riduci il prezzo, ok? Quindi, praticamente che succede? Che su 10.000 pezzi il prezzo del cinese sarà ancora più basso e scalerete ancora di più il business. Capito come funziona, ragazzi? Allora, ok, vabbè, ragazzi, non
mettetevi a litigare su queste cose. Tanto, cioè, litigare. Ognuno ha le sue idee, ragazzi. Purtroppo. Allora, questo ti ho risposto. Allora, ciao Fabrizio, come margini con prodotti europei su cosa si aggirano? Allora, sui prodotti europei potrebbero pure essere buonini, come potrebbero non esserci. Ti ripeto, io i prodotti europei li valuto. A parte che io ho dei prodotti italiani, ragazzi, e c'ho il 40% di margine, ripeto, quindi ci sono pure le eccezioni, dovete saper cercare. Però ovviamente, ragazzi, il prodotto europeo, ripeto, può essere un test che fate. Logicamente vi dovete fare il business plan, il financial plan, il test del business case e quant'altro, ok? Quindi dovete essere assolutamente, assolutamente coscienti. Allora, ciao bella, la tua scorsa live, quella di Pasqua, hai lasciato in descrizione un link per un corso di Amazon. Il problema è che il sito viene bloccato perché il mio sito è bloccato perché risulta pericoloso. Ma Speedy Brain, www, provate un po' a cliccarci sopra, www.speedybrain.it. Allora, qua dentro potete acquistare i miei corsi, provate un po' a cliccarci a vedere se funziona. Ragazzi, perché visto che... Poi, ecco, io mi scordo pure di fare promozione ai miei corsi, ragazzi. So, veramente, dal punto di vista commerciale, non è che me la cavo benissimo. Allora, se volete, diciamo, i miei corsi, ragazzi, che contengono tutto questo valore e hanno un prezzo che io mi rendo conto che è pure più basso di quelli della concorrenza, con tutto il valore che hanno. Peraltro sono aggiornati, peraltro io adesso sto lavorando sul nuovo corso 2021 che conterrà tanti altri spunti interessanti e tutti quelli che compreranno comunque i miei corsi nel 2021 potranno comunque avere l'aggiornamento quando ci sarà il nuovo corso, solo quelli del 2021, ovviamente per quelli vecchi ci saranno gli aggiornamenti, quelli più importanti. Allora, non funziona quindi. Porca miseria, ragazzi, mi state dando una notizia, www.speedybrain.it. A me ci va, ragazzi, eccolo, guardate un po'. Mi confermate per cortesia, ragazzi, è troppo importante. Allora, questo è il mio sito dove potete prendere i corsi. Poi cliccate su video corsi e qui ci sono i miei video corsi. Mi confermate che riuscite ad andare su www.speedybrain.it? Strana sta cosa, ragazzi. Ah, a te lo apre, perfetto. Allora, oggi mi hai fatto pubblicità. A me entra. Ok, ragazzi, allora sembra che va. Non capisco perché dici che è pericoloso. Comunque, se vuoi il mio corso, scrivimi che ti do un altro link. Allora, info@speedybrain.it, ok? Scrivetemi qua, peraltro ve lo do scontato, ragazzi, c'è una promozione, promo sconto 15% per tutti i miei corsi, ragazzi, per tutti, sta un po' sfocando l'immagine, per tutti i miei corsi e diciamo, con la promozione del 15%, va bene? Allora, ah, tu dici a quello gratuito. Corso gratuito, cioè per quelli a pagamento ci va. Vabbè, ho capito. Allora, non mi avevi specificato che era quello là gratuito. Adesso non lo so perché devo andare a controllare, perché quello è fatto con Builderall, non so se c'è qualche problema, però non è assolutamente pericoloso, quindi ci puoi andare tranquillamente. Comunque adesso lo verifico. Allora, come mai alcuni prodotti arrivano in prima pagina con il lancio e poi scendono? È perché allora, l'algoritmo di Amazon promuove i prodotti che vendono. L'algoritmo di Amazon è basato sull'intelligenza artificiale e fa continuamente un match tra le keyword che vengono ricercate nella search bar, in base alle caratteristiche del cliente, del potenziale cliente, farà apparire i prodotti che hanno la più alta potenzialità di poter vendere a quel cliente, ok? E quali sono i prodotti che hanno la più alta potenzialità? Sono quelli che già vendono di più, ok? Quindi perché scendono? Perché a un certo punto tu non hai abbastanza vendite organiche, quindi c'è qualcosa che non va nel tuo prodotto, troppo alto il prezzo, non l'hai differenziato bene, le foto non sono diciamo valide. Ci sono tutta una serie di parametri
che puoi andare ad analizzare sugli report aziendali che trovi dentro Seller Central. Lì magari poi ci facciamo una bella lezioncina, perché c'è un sacco di gente che non sa come andare a, diciamo, a interpretare quei report, ok? Ok, AG di Evelyn, sì, ok, Evelyn. Ok, ragazzi, cioè, avete capito? Io adesso, ragazzi, ho un'altra call, quindi devo staccare. Comunque, adesso io le live le faccio, diciamo, periodicamente, quindi sempre intorno a quest'ora, alle 19. Vi do l'annuncio, ragazzi, sul canale Telegram, quindi iscrivete al mio canale Telegram. Le foto le fai tu? No, non le faccio io. Io magari posso fare qualche scatto, ma le foto devono essere fatte in maniera super professionale, non venderai mai, ok? La foto è la cosa più importante nella tua inserzione, quindi la devi fare in maniera professionale. Poi c'è pure chi è bravo a fare le foto, però poi devi costruire le infografiche, insomma, devi essere uno che ne capisce di foto per fare degli ottimi prodotti. Io di solito mando i prodotti, abbiamo una nostra grafica che ci fa tutto all'interno del gruppo, che costa pure poco, o altrimenti in alternativa qui usiamo pure Fiverr per le, diciamo, infografiche, ok? Perché ci sono alcuni pakistani che sono bravissimi sulle infografiche, però lo scatto dovete comunque farlo professionale, ok? E raga, quindi, allora, le prossime live sempre alle 19, ok? E mediamente le farò tre volte a settimana. Allora, entrate nel mio canale Telegram, ora vi lascio il link, il nuovo canale Telegram. Allora, è un canale che per adesso ho disabilitato i commenti, perché altrimenti poi le persone si stufano, perché gli arrivano 30.000 notifiche, e che utilizzeremo, diciamo, lo utilizzeremo essenzialmente per fare comunicazioni di quando io faccio le live, eccetera. E il link è questo, ragazzi, ve lo lascio qui. Quindi iscrivetevi soprattutto sia a questo canale Telegram, ma iscrivetevi anche al canale YouTube mio nuovo, da dove sto trasmettendo in questo momento anche, perché anche lì ogni tanto pubblicherò dei video molto molto interessanti. Però ecco, la maniera più veloce per ricevere tutte le ultime news è il canale che vi ho dato, ok? Sì, grazie Alex, buon proseguimento, buon appetito. Ragazzi, ok, quindi lì vi comunicherò quando ci saranno le live. Comunque, ripeto, orientativamente, adesso apro il calendario, le farò il lunedì alle 19, poi ho libero il mercoledì alle 19 e poi il venerdì. Quindi lunedì, mercoledì, venerdì alle 19, a meno che non ho particolari problemi, ragazzi, farò queste live, ok? Però mi raccomando, iscrivetevi ai miei canali, mettete mi piace al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale YouTube e al, diciamo, al canale Telegram. Comunque poi in descrizione vi lascio tutti i link nuovamente. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Power, come al solito. Okay,